1996 quando la birra artigianale inizia a diffondersi nel mercato italiano, diventando nel tempo un prodotto di eccellenza. Oggi siamo qui con Jungle Juice Brewing, birrificio artigianale che si trova nel cuore di Roma. Questo birrificio utilizza da tempo e con soddisfazione i tubi IVG Vinoflex Easy raccordati, che acquista dal nostro cliente Pub, un rivenditore di materie prime e attrezzature. Un vero punto di riferimento nel settore brassicolo, riconosciuto con il marchio Mr. Malt. La testimonianza ci aiuterà ad approfondire questo importante campo alimentare e gli utilizzi dei nostri tubi. Ascoltiamole insieme e welcome to the jungle! Allora, il birrificio, diciamo, nasce ufficialmente come birrificio stabile nel 2016. Fare birra artigianale per noi è sicuramente prima di tutto avere attenzione alle materie prime che utilizziamo, ai processi produttivi e non accettare compromessi in termini di industriali, diciamo. La gran parte delle nostre birre è destinata a essere bevute velocemente ma a scopo rinfrescante, no? Diciamo come birra, come è il concetto di birra. Facciamo cose un po' più complesse, un po' più ad alta gradazione, magari più stagionali, ma il nostro concetto di birra rimane quello di un prodotto da bere anche in quantità, in cui la qualità e costanza deve essere rispettata il più possibile negli standard che ci auspichiamo. Allora, noi utilizziamo tubazioni tendenzialmente per due aspetti fondamentali, che sono i lavaggi e le sanificazioni degli impianti e i trasferimenti di mosto, quindi prima della fermentazione, e birra tendenzialmente finita. Quindi diciamo che è il veicolo tramite il quale ci assicuriamo sia la pulizia all'interno dei tipi di fermentazione, sala cotte e quant'altro, sia i passaggi di prima del mosto di birra prima della fermentazione, sia della birra condizionata. Poi noi molto spesso facciamo dei passaggi a birra finita, diciamo, tra fermentatori e maturatori, quindi è un ulteriore passaggio per la pulizia e stabilità della birra, che effettuiamo proprio a birra finita, con pressioni adeguate e tutto quanto. Sì, noi tendenzialmente quelli che utilizziamo per passaggio di mosto e birra connettono sala cottura, quindi l'ultima parte della sala cotta, che è scambiatore di calore, gruppo di ossigenazione del mosto, a fermentatori tramite valvole e a sfera, e tra fermentatori e maturatori. Per le temperature sono estremamente variabili, perché quando nei lavaggi le temperature più alte arriviamo a circa 80-82 gradi, a estremi opposti, che sono i trasferimenti di birra finita, diciamo, tra fermentatori e maturatori, che invece avvengono a temperature molto basse, quindi intorno a 0-0,05 gradi, e di pressioni ugualmente dallo 0, che è più o meno il trasferimento del mosto iniziale, quindi prima della fermentazione, in cui non c'è ancora pressione, a pressione di birra intorno a un bar e due. E allora, un tubo per noi deve avere sicuramente una flessibilità adeguata, e prima di tutto non deve trasferire alla birra particolarità, cioè quindi deve essere neutro nel processo, e deve resistere a tutto quello che facciamo in birrificio, quindi a tutti i processi, soprattutto con utilizzo di detergenti di qualsiasi tipo, che siano abbastanza durevoli nel tempo, anche se facciamo dei cambi di tubazioni ogni anno e mezzo, due anni, e il sistema di attacco rapido, insomma, anche alle valvole è importante per noi, perché ci consente di farlo in maniera veloce, insomma, senza grosse perdite di tempo. Noi utilizziamo solo questo in birrificio, non abbiamo altro tipo di tubazione, che appunto ci troviamo bene da questo punto di vista. Allora, negli ultimi anni c'è stata tanto, diciamo, la tendenza anche a fare cose nuove, anche molto
mutevoli o veloci al cambiamento nel tempo, quindi probabilmente nel futuro prossimo ci saranno anche magari immersioni nuove o birre particolari fatte un po' per il momento, ma molto veloci. Ci sarà, secondo me, una maggiore attenzione verso stili tradizionali che poi via via, ciclicamente nel tempo, vengono un po' lasciati in sottofondo dalle mode del momento. Questo penso io un po' più a lungo termine.